In questo modulo introdurremo alcuni concetti relativi al conto corrente, per poi esplorare insieme le cautele e i vantaggi dell'accesso alla banca e ai suoi servizi da remoto. Seguiranno alcuni presidi atti a rafforzare la sicurezza informatica del Wi-Fi domestico e dei dispositivi elettronici. Infine suggeriremo dei comportamenti prudenti per una serena navigazione in rete. Prima di parlare di home banking, introduciamo il prodotto bancario principale e più diffuso, ovvero il conto corrente. Il conto corrente bancario semplifica la gestione del contante. Il cliente deposita in banca il denaro, la banca lo custodisce e offre una serie di servizi, tra i quali l'accredito dello stipendio, bonifici, domiciliazione delle bollette, carta di debito, carta di credito. Il cliente può versare e prelevare dal conto corrente in qualsiasi momento. Non solo, il conto corrente aiuta a gestire il denaro in modo responsabile, permette di controllare le spese, gestire il bilancio domestico e pianificare le scelte finanziarie. È un prodotto sicuro. Ricorda infatti che le somme depositate presso una banca in uno o più conti sono garantite fino a 100.000 euro. Prima di scegliere quale tipologia di conto corrente sottoscrivere, è opportuno interrogarsi sulle proprie abitudini e indirizzarsi sul prodotto più utile ed economico rispetto alle proprie esigenze. Ecco alcune delle domande da porsi per scegliere consapevolmente, soprattutto rispetto ai costi e ai servizi che effettivamente ci servono. Apro il conto per esigenze personali e della famiglia? Solo online o banca fisica? Che tipologia di carta mi serve? E soprattutto, quante operazioni faccio di solito in un mese? Le risposte porteranno a scegliere una delle possibili tipologie di conto. Il conto ordinario a consumo, le cui spese dipendono dal numero di operazioni. Il conto a pacchetto, che ha un canone fisso che comprende una serie di servizi e un certo numero di operazioni. Può essere senza franchigia, in quel caso il numero di operazioni gratuite è illimitato. O con franchigia. Il conto in convenzione, che beneficia di sconti e agevolazioni grazie ad accordi con determinate categorie di clienti. Il conto base. Un conto a pacchetto che tutte le banche sono tenute a offrire a chi ha esigenze finanziarie limitate. Carta conto, una carta prepagata dotata di IBAN. Avere un conto è un diritto di tutte le persone. Dal 2012 le banche sono tenute a offrire un conto corrente di base dedicato a chi ha esigenze finanziarie limitate, compresi i migranti e senza fissa dimora. Il conto di base ha caratteristiche standard per tipo e numero di operazioni. Una struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile. Un livello dei costi coerente con finalità di inclusione finanziaria. E inoltre è gratuito per alcune fasce di clientela socialmente svantaggiate. Dopo la scelta il conto va monitorato nel tempo. Se le abitudini o le esigenze cambiano o i costi salgono, si può decidere di trasferire i servizi a esso collegati su un altro conto presso un altro intermediario. Si tratta del diritto alla portabilità, cioè a ottenere entro 12 giorni lavorativi il trasferimento gratuito di tutti e alcuni servizi di pagamento e anche il saldo positivo del conto su un altro conto di pagamento presso un diverso operatore purché attivo in Italia. Come tenere i costi sotto controllo? Per controllare i costi, puoi guardare l'indicatore dei costi complessivi, abbreviato come ICC, con cui le banche comunicano ai propri clienti il costo indicativo per 7 diversi profili di utilizzo. I profili corrispondono a 6 conti a pacchetto, cioè con un canone fisso, e a un conto a consumo, adatto a persone che effettuano poche operazioni. Per ogni profilo è stato stimato il tipo e il numero di operazioni effettuate nel corso dell'anno. L'ICC è indicato all'interno del foglio informativo che la banca è obbligata a fornire al cliente prima di aprire un conto corrente. Se nel riepilogo delle spese che la banca ti ha inviato a fine anno trovi costi più elevati del profilo ICC nel quale ti collochi, allora potresti avere l'opportunità di risparmiare un po' valutando le offerte di altri intermediari. L'home banking ci permette di andare in banca da casa. Le banche e gli intermediari finanziari offrono online sempre più servizi. Basta avere un PC, un tablet o uno smartphone dove scaricare un'app. L'home banking offre l'opportunità di gestire i servizi e i prodotti bancari e finanziari senza doversi recare fisicamente in banca. E molti ne hanno scoperto utilità e praticità più generali a seguito delle restrizioni indotte dalla pandemia. Vediamone insieme alcuni vantaggi. I costi dei servizi online solitamente sono inferiori. L'ambiente ne beneficia perché si stampa meno carta da inviare, ad esempio per l'estratto conto. Si evitano code allo sportello e in generale si risparmia tempo.
Per accedere alla propria banca online sono necessari alcuni presidi di sicurezza e alcune attenzioni, perché anche in rete si aggirano truffatori. L'accesso ai servizi della propria home banking prevede l'autenticazione forte, che serve per accertare l'identità del cliente che accede all'area riservata del conto o effettua disposizioni di pagamento online. L'utilizzo di misure di autenticazione forte prevede che gli utenti debbano autenticarsi attraverso due o più strumenti, classificati come conoscenza, ad esempio la password personale o il PIN che solo l'utente conosce. Possesso, una password temporanea generata tramite token mobile, un'app su smartphone, o token fisico, ad esempio una chiavetta, e valida per un solo utilizzo. Inerenza, qualcosa di univoco che contraddistingue l'utente, come ad esempio la sua impronta digitale o il suo volto. L'attenzione verso gli aspetti di sicurezza consentirà di utilizzare con tranquillità l'home banking e la pratica migliorerà la tua familiarità con l'applicazione e le necessarie cautele. Una regola importante è sicuramente questa: mai inserire su pagine web o condividere via email o SMS informazioni sensibili come le credenziali di accesso all'home banking, la password, l'OTP, cioè la password temporanea, i PIN, dati delle carte o altri codici personali. Forniamo ora una sintetica illustrazione delle operazioni che possono essere fatte con l'home banking. Servizi informativi. Puoi consultare l'estratto conto, visualizzare e verificare tutte le operazioni effettuate sul conto corrente e il saldo. Gestione delle carte di pagamento. Puoi gestire le tue carte di pagamento, effettuare la ricarica, controllare saldo e movimenti. Disposizioni di operazioni bancarie. Puoi svolgere operazioni dispositive, quali bonifici e giroconti, addebiti diretti, pagamento delle tasse o ricariche telefoniche. Finanziamenti. Puoi verificare lo stato dei finanziamenti attivi, come ad esempio rate, capitale residuo o erogato. Puoi anche richiedere un prestito personale. Investimenti. Puoi operare sui prodotti finanziari, ad esempio compravendita di titoli e monitoraggio del mercato, e verificare il rendimento e i costi dei tuoi investimenti. Servizi di consulenza. Puoi chiedere preventivi su prodotti e servizi bancari e finanziari o anche supporto nell'utilizzo dei canali per svolgere le operazioni dispositive. Pagamenti e acquisti online. Puoi disporre il pagamento dei bollettini e delle utenze, pagare le tasse, come l'F24, le tasse universitarie. Con la carta di credito o una carta prepagata puoi effettuare acquisti online. Passiamo adesso ad esaminare alcuni utili consigli per navigare sicure. Ecco alcuni passi fondamentali. Iniziamo dalla sicurezza in casa e dei tuoi dispositivi elettronici. Proseguiamo con le cautele da seguire durante la navigazione online, per concludere con alcune delle truffe informatiche più comuni, come il phishing. I 5 principali consigli per rendere la tua casa una cyberfortezza contro gli attacchi informatici sono: cambia sempre la password predefinita del modem o router, proteggi il tuo Wi-Fi, installa software antivirus su tutti i dispositivi, scegli password complesse e diverse, controlla le autorizzazioni delle tue app ed elimina quelle che non usi. Esegui il backup dei dati e gli aggiornamenti del software. Prima di inserire i tuoi dati o le password che potrebbero esserti sottratti, chiediti: sono sul sito giusto? È la domanda da porti mentre navighi o fai acquisti o controlli i tuoi account o i servizi che hai sottoscritto. Esistono siti fake che replicano gli originali e gli assomigliano tanto. Come intercettarli per evitare il tentativo di truffa? Osserva bene l'indirizzo. I siti web malevoli spesso usano nomi di dominio e indirizzi creati ad arte per ingannare. Alcune caratteristiche strane: una sequenza numerica come quella che vedi qui nell'immagine, oppure un indirizzo in cui il nome di dominio sembra molto simile a quello di un sito noto, ma differisce per qualche carattere, come nell'esempio che vedi riportato. Se hai dei dubbi riguardo l'autenticità di un sito,
Leggi con attenzione cosa c'è scritto nella barra dove scrivi l'indirizzo internet. Fai attenzione ai link prima di cliccare. È una buona regola esaminare l'indirizzo di destinazione. Essere sempre sospettosi per evitare le trappole. Non ti fidare di bottoni e inviti a cliccare per vincere, avere omaggi o sconti favolosi. Specialmente per l'home banking, ricordati di digitare l'indirizzo del sito nella barra degli indirizzi e di aggiungerlo ai preferiti per richiamare un indirizzo senza errori. La prudenza non è mai troppa. Se hai dubbi riguardo l'attendibilità di un sito, puoi provare a fare qualche ulteriore verifica. Accertati che sia un sito noto. Recupera l'indirizzo web ufficiale cercandolo su Google. Controlla se l'indirizzo è associato a episodi di truffa, ad esempio digitando nella ricerca anche la parola chiave, truffa o phishing. Quello che i truffatori in rete ricercano sono i tuoi dati, i tuoi PIN, le tue password e per ottenerli ti lanciano delle esche. Phishing deriva da phishing, che vuol dire andare a pesca. E vanno a pesca con email, siti truffa su cui tentano di dirottarti, SMS, telefonate. Tu non abboccare! Per una rassegna delle truffe, guarda l'infografica sul portale L'Economia per Tutti e segui le notizie che ti terranno aggiornata sulle nuove insidie. Da un lato la tecnologia evolve per proteggerci e offrirci nuovi servizi. Dall'altro, i truffatori cercano sempre inganni più sofisticati. Non essere mai troppo sicura di te, ma dubita e controlla. Potrai così prevenire problemi. Ricorda che il tempo speso per il controllo ti eviterà di impiegarne di più per affrontare le spiacevoli conseguenze di una truffa. Hai dei dubbi? Vuoi approfondire qualche aspetto? Consulta i siti della Banca d'Italia, L'Economia per Tutti, e del Comitato Nazionale, quello che conta.gov.it.